In Abruzzo sale l'occupazione e l'export è in crescita. Lo rivela l'Istat, secondo i dati rielaborati dall'economista Pino Mauro in riferimento al 2023. I numeri sono incoraggianti e raccontano di un Abruzzo pronto ad affrontare le sfide del futuro. Tutti i dati che noi abbiamo a disposizione sono dati che segnano un andamento altamente positivo, sia per quanto riguarda l'occupazione, che è il più il 4%, sia per quanto riguarda le esportazioni, che sono cresciute di circa il 13,6%. La nota positiva è che c'è una crescita del lavoro a tempo indeterminato rispetto a quello determinato. L'altra considerazione che va fatta riguarda le province. E c'è una crescita occupazionale nella provincia di Chieti che è decisamente elevata, siamo intorno al 9,3%. Anche questo è dovuto probabilmente al fatto che la ripresa che noi abbiamo avuto dell'automotive e anche del settore dei servizi, bene, questi due componenti hanno dato una dinamica molto significativa alla crescita della provincia di Chieti. Quindi in generale vengono confermati alcuni capisaldi del settore industriale abruzzese, che sono appunto i settori riguardanti i mezzi di trasporto e il farmaceutico, uno a Chieti e l'altro all'Aquila, ma in generale oltre a questi due componenti c'è anche una ripresa direi interessante per quanto riguarda il tessile e abbigliamento. Tenga presente che era un settore decisamente in negativo rispetto al passato e oggi c'è un riposizionamento molto molto interessante. E poi quel settore storico abruzzese che è quello delle piccole e medie imprese endogene, che sono gli alimentari, le bevande, che hanno una crescita direi decisamente elevata anche con riferimento al 2019. Intorno addirittura al 50%. Quindi questi sono i dati che si possono sostanzialmente riepilogare in questa maniera. Occupazione, tasso di occupazione ormai supera il 61% e si allinea alla media nazionale. Il tasso di disoccupazione siamo intorno all'8%, però per la provincia di Chieti addirittura siamo al di sotto della media nazionale.